Oggi la casa è il rifugio più sicuro, come lo era ieri e come lo sarà domani. Perché la casa è il luogo dove anche al buio ti puoi orientare e sentirti protetto. La casa è un bene prezioso. La casa è fatta di sogni, di sacrifici, di risparmi. Per questo, ora come non mai, la casa è il luogo ideale dove immaginare un futuro migliore. Gruppo Tecnocasa, da oltre 40 anni, vicino alla casa degli italiani. Ciao ragazzi di Sport 19, un abbraccio forte a Palermo. Ciao amici di Sport 19. Ciao a tutti i telespettatori di Sport 19. Un saluto e un abbraccio da Federico Balzaretti. Ciao ragazzi. Buon pomeriggio a tutti gli amici di Tele One e Sport 19, sono le 13:38 di domenica 13 marzo, siamo in diretta in vista della partita, prossimo impegno del Palermo in trasferta contro l'Avellino. Buongiorno, buon pomeriggio anche a te Roberto Pedivellano, quello di oggi sarà un test fondamentale per il Palermo, l'ha detto anche il tecnico che poi andremo a sentire, ma soprattutto sarà l'ennesima, dico ennesima per non dire altro, prova del 9 in trasferta, chissà, punto interrogativo, che ne dici? Sì, buongiorno a te e a tutti gli amici collegati con i nostri canali di riferimento, ovviamente sì, ho coniato uno slogan oggi, niente più scuse. Mi verrebbe da dire, niente più scuse per il campo, i rosanero giocheranno finalmente in un campo grande, non in sintetico, in erba naturale, quindi a loro agio rispetto ad altre realtà lontano dal Barbera. Niente più scuse per l'avversario, vero è che l'Avellino è una big che insegue ancora il secondo posto, ma è l'occasione unica perché il suo organico che è sì di valore, ma oggi è assolutamente decimato da 8 assenze, causa Covid, infortuni e squalifiche. E in più, dato incoraggiante, che dobbiamo dire onestamente che il Palermo contro il Big in questo torneo, a parte forse la partita con la Turgis dell'andata, non ha fatto assolutamente bene.
Anche col Francavilla, perché pur essendo una partita persa, essendo stata una partita persa, il Palermo la partita ha fatta. L'Avellino, prego di mandare in onda la classifica in generale. L'Avellino in campionato occupa il quarto posto in classifica con 52 punti, frutto di 13 vittorie, 13 pareggi e 3 sconfitte, 39 gol realizzati e 21 subiti. In casa, in quella famosa speciale classifica che a me piace molto mettere in evidenza, l'altra classifica che manderemo in onda, e come il Palermo, la squadra irpina è imbattuta. Tra le mura amiche, come vedete, occupa la settima posizione con 28 punti, frutto di 7 vittorie, 7 pareggi e, come detto, nessuna sconfitta in casa. Speriamo che questo zero in classifica oggi possa essere rimosso. A te la linea, Enzo, presentiamo i nostri ospiti. Andiamo immediatamente a Sanremo, dove non c'è un cantante, ma c'è l'ex grande capitano del Palermo, Roberto Biffi, a cui do il benvenuto. Roberto, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi e niente, ha ragione Roberto, vediamo un attimino come riusciremo, insomma, a uscire da questo match, secondo me, clou, perché l'Avellino è una grande squadra e sicuramente farà di tutto per portare a casa i 3 punti, ma il Palermo non sarà da meno, perché io non ho seguito la partita di domenica scorsa, però sono convinto che il Palermo abbia fatto bene, anche se contro la Vibonese, però insomma la squadra ha giocato, da quello che ho sentito, discretamente bene, quindi spero che diano continuità a questa, alla prestazione di domenica scorsa. Ed è la speranza di tutti, lo sarà sicuramente anche quella di Pietro Madonia, quindi da Sanremo ci spostiamo. Dove ci spostiamo, Pietro? Sei a Roma questa Roma, volta, cazzo. Buon pomeriggio. Ciao a tutti voi e a tutti gli amici che ci seguono. Io, ragazzi, oggi voglio dire, vado in controtendenza, sono positivissimo per questa trasferta, sia per quello che ha detto Roberto Pedivellano e anche Robby Biffi, che fuori di casa e comunque con le big il Palermo ha sempre fatto una bella figura, comunque non ha mai sfigurato, e poi perché l'Avellino è decimato e quindi penso che oggi finalmente riusciremo a sfatare il tabù trasferta e quindi sono positivo sulla partita di oggi. Speriamo. Roberto, io direi prima delle formazioni... Dico che Robby guarda in alto. Ma, sì, perché... No, più che altro dovrebbe tenere le mani in alto. No, non so. Esatto, no. Pietro, tu sei a rischio, so dove Pietro, con le tue dichiarazioni, e se ci fosse stato Filippo, non lo so. Comunque, andiamo a presentare, direi, prima delle formazioni... No, ma se ci fosse stato Tony Sperandeo avrebbe fatto un monumento lì a Piazza Venezia, perché non ha mai parlato così in questo sì, quando c'è le sensazioni giuste le devi dire. Poi ho vinto la scommessa con Enzo Bonsangue, perché Massolo è stato preferito a Pelagotti, quindi sono contento, sono euforico. Euforico, va benissimo. E allora vediamo, a proposito di euforia, se lo è anche il nostro prossimo ospite. Lo presentiamo adesso, poi andiamo a vedere quelle che sono le formazioni. Abbiamo un grande ex rosanero, ma è anche un doppio ex, perché ha giocato anche nell'Avellino, difensore, Giovanni Ignoffo, a cui diamo il benvenuto. Ciao, buon pomeriggio, Giovanni. A tutti, buon pomeriggio, ciao Robby, ciao Giovanni, buone. Ciao a tutti i radioascoltatori. Ciao. Ti avevo lasciato con un po' allora, Giovanni. Non lo so, Robby, hai ragione. Però da noi lo sai come si dice: chi si innamora di capelli e di denti non si innamora di niente. Bravo Giovanni, bravo Giovanni, bravo. Roberto, bravo Giovanni, bravo. Anche, Allora Giovanni, subito un flash su questa gara, come la vedi? Guarda, io sono d'accordo in linea con il ragionamento fatto che il Palermo obiettivamente fuori casa in questa stagione ha un po' deluso, anche se viene da una prestazione migliore, quella offerta col Francavilla, però ha bisogno sicuramente di confermare quanto di buono sta facendo in casa, e credo che questa possa essere la partita giusta per poterlo fare, perché di fronte incontra una grande squadra e di conseguenza le motivazioni non mancheranno. E in più, secondo me, si giocano pure una buona fetta di playoff e di mettersi nelle condizioni di giocarsi una posizione in classifica migliore. Però sicuramente affronterà una squadra
tosta, di categoria, con gente valida, anche se c'è qualche defezione. Comunque il Partenio rimane sempre un campo difficile per tutte le squadre. Assolutamente sì. Robby, che dici? Vediamo le formazioni come sì, parte. Sì, subito leggiamoli subito. Questa formazione è eccezionalmente, Enzo, successivamente leggiamo anche quelle dell'Avellino, così abbiamo un quadro chiaro su quello che è un po' la squadra avversaria, su queste defezioni che ricordiamo sono ben 8, molto importanti alcune, di Gaudio, Kragl, soprattutto l'attaccante Maniero. Allora, confermatissimo, dopo la bella prova contro la Vibonese in porta, Massolo con Pelagotti ancora in panchina. Il quartetto difensivo è composto da Buttar a destra, Lancini e Marconi centrali, Giron a sinistra. A centrocampo la novità è che a far coppia con il capitano De Rose non ci sarà Damiani, che andrà in panchina, ma spazio a Dall'Oio dal primo minuto. L'attacco vede ancora sempre una novità, Valente sulla destra, Luperini centrale e la novità Soleri al posto di Floriano nel trio dei trequartisti, dietro la super punta a caccia, pensate, dell'8ª partita consecutiva con gol, che rappresenterebbe un record, ovvero sia Matteo Brunori. Subito un parere su questa formazione, su queste due novità, Buttaro che ovviamente sostituisce Accardi, quello era scontato, ma soprattutto questo Dall'Oio in panchina e Soleri al posto di Floriano. Robby, Dall'Oio in campo. Ma sì, guarda, io la formazione non la vedo malissimo, nel senso che penso che sia la formazione ideale per affrontare l'Avellino fuori casa. E in questa partita io avrei dato più spazio ad Andrea Silpo, anche perché è una partita dove i valori tecnici sono elevati, quindi lui è un giocatore che oltre a essere molto rapido è anche molto tecnico, quindi secondo me avrebbe potuto partire sin dall'inizio in una partita del genere, perché la sua qualità tecnica può dare sicuramente, e può essere un valore aggiunto alle caratteristiche dei propri compagni. Però insomma, queste sono opinioni personali, però la formazione penso che sia quella che magari tutti noi ci auspicavamo di vedere, a parte forse Damiani, perché non so, io ho detto non ho seguito la settimana scorsa, quindi magari non so come siano andate o siano state le evoluzioni insomma della partita o degli allenamenti che sono stati fatti, però alla fine l'unica cosa che mi lascia un pochino così è la sostituzione di Damiani con Dall'Oio. Pietro, io ho perso la scommessa su Massolo, però la scorsa settimana ti chiesi proprio che ne dici Dall'Oio al posto di Damiani, e poi alla fine insomma è andata veramente così. Beh, Baldini secondo me schiera la formazione in base a quello che vede in campo. Domenica, quando Dall'Oio è entrato, ha dimostrato di avere intensità, molto probabilmente sta attraversando un buon periodo di forma, e quindi insieme a Soleri sono delle belle sorprese, però secondo me sono il frutto di quello che si vede in campo. È anche giusto che Soleri, che ogni volta che entra fa la partita, tante volte, come si dice, la spacca la partita, è giusto che abbia una chance, e comunque contro l'Avellino lui vuole dimostrare di giocare con due punte vere, magari avere quel Soleri che lui immagina alla Mandzukic, alla Massaro, a fare un lavoro sia di copertura che di attacco. Quindi è una formazione, secondo me, che è lo specchio di quello che abbiamo visto sino adesso. Su Massolo, come avevo detto, se non commetteva nessun errore sicuramente lo confermava, perché purtroppo era nell'area che Pelagotti dovesse riposare, quantomeno perché aveva inanellato qualche errore, un po', secondo me, aveva perso anche un po' di fiducia, quindi è tutto naturale. Mi piace questa formazione giusta. Purtroppo Damiani, come Felici, pagano il fatto che non abbiano mai giocato. Ieri, stamattina, ho letto un'intervista di Sabatini, che abbiamo avuto ospite, che ha fatto il mea culpa sugli acquisti della Salernitana, e ha detto: pensavo che i giocatori che non giocassero quasi mai entrassero in forma il prima possibile, e questo non sta accadendo a Salerno, parlo, e così a Palermo. Non è che puoi comprare ragazzi, come, anche se talentuosi, come Felice e Damiani, che insieme hanno fatto un'ora di calcio in un anno e mezzo, quindi è ovvio che facciano fatica, e Damiani, pur essendo un buon prospetto, non sta dando quello per cui è stato acquistato.
Giovanni, Giovanni, prima di mandare, poi leggiamo i messaggi, prima di mandare anche il primo video, il primo Ampex che riguarda la conferenza Sabatini. Avellino, questo è un ambiente che tu conosci benissimo, ci hai giocato e ci hai pure allenato in maniera decente. Che piazza è? Voglio dire, è come Palermo, troppa pressione, tanta pressione, una Serie B. Io che non sento bene. Ci senti adesso, Giovanni? No, pronto? Non sento bene io. Magari provi a ricollegarti, che dici? Aspetta, provo a riuscire a ricollegarmi? Sì, esatto, assolutamente, sì. Okay. Sì, assolutamente. Intanto... Non vuole rispondere, ragazzi, non vuole rispondere, lascia stare. Vabbè, dai, perché poi domanda, sente, domanda abbastanza semplice questa, diciamo. Non può dribblarla, senti adesso, Giovanni. Perfetto. Ti dicevo, in qualità di doppio ex, tu conosci benissimo l'ambiente, ci hai giocato e l'hai nato in maniera decente. Un anno fa, si può dire. Che ambiente è questo del Avellino che vive di pressione come quello? Che ambiente è? Si aspetta la B da anni. Ma è un ambiente, a differenza di Palermo, comunque rimane un ambiente abbastanza esigente, però a differenza di Palermo, ad Avellino in giro trovi solo tifosi dell'Avellino, quindi sono molto più accentuate per chi vive la città costantemente, perché lì ti chiedono sempre continuamente, mi raccomando, Rumenica amma vincere, amma fa, amma ricere, le cose che un po' da accento campano lo fanno anche perché comunque i giocatori lì in caso contrario con i risultati vivono momenti di esaltazione, così come possono vivere momenti di depressione nel momento in cui non ci sono i risultati che accompagnano comunque una realtà che negli ultimi 2 anni comunque ha investito soldi, perché in queste 2 stagioni il presidente ha speso più di 6-7 milioni di euro a stagione, quindi sono tanti per la categoria, e obiettivamente quest'anno si aspettavano qualcosina in più, cosa che non è successa perché la partenza è un po' a rilento e quindi la rincorsa li ha un po' allontanati dalla vetta, però non per questo sono distanti. È un ambiente che è esigente, che crede sempre in quello che potrebbero essere le vittorie del campionato, ma sappiamo benissimo che nel calcio non sempre uno prova a vincere e ci riesca. Allora, abbiamo parlato di Avellino, dell'ambiente caldo e tifoseria passionale, andiamo a vedere anche quella che è la formazione dei Verdi, che scendono in campo con Forte, Rizzo, Tito, Alois, Cognamiglio, Canutè, Plescia, Dossena, Carriero, Matera e Mikovski, il tecnico è Gautieri, che andremo anche a sentire fra un po'. Ci sono tanti messaggi, molti fra questi sono anche per Ignoffo, che viene definito eroe del 2001 col Messina da parte del nostro Vito Discrede, che sottolinea che anche lui la scorsa settimana aveva scommesso su Pelagotti in porta, quindi ha perso anche lui. Pietro, c'è un messaggio molto simpatico per te: dopo le dichiarazioni dell'avvocato, madre mia, mezza Palermo si sta grattando, eccetera eccetera, ma insomma lo avevamo già anticipato. Questo Lorenzo non è tifoso del Palermo, è romano, mio amico, è tifoso romanista, quindi ci segue pure lui da Roma, quindi benissimo. Amico fraterno, quindi saluto a Lorenzo. E poi simpatico, allora, restiamo in tema da Avellino. Oggi si vince, sì, e poi magari si perde con la Fidelis mercoledì, e allora rimaniamo in tema Avellino. Questo messaggio Vito lo poteva risparmiare, il grande amico mio Vito. Scherzo ovviamente, Vito. Anche Gautieri, restiamo in tema Avellino e sentiamo Gautieri, appunto, alla vigilia di questo importante incontro. È una squadra che è in salute, è una squadra di grande qualità, allenata da un ottimo allenatore, e noi dobbiamo fare la partita perfetta. La stiamo preparando nei minimi particolari, sotto l'aspetto tecnico, sotto l'aspetto tattico, sotto l'aspetto anche mentale, visto le tante assenze, per il nostro modo di pensare deve essere sempre lo stesso, l'atteggiamento deve essere giusto, la mentalità deve essere quella di stare
partita, sapendo che ci saranno anche delle difficoltà, e nelle difficoltà bisogna squadra. Sicuramente le assenze che abbiamo sono assenze importanti. Noi dobbiamo pensare a noi stessi e dobbiamo fare la partita perfetta, e dobbiamo cercare di ottimizzare al massimo quello che poi portiamo e facciamo in campo. La nostra mentalità, l'ho detto anche prima, è quella di giocare per vincere tutte le partite. Sappiamo che ci sono anche degli scontri diretti, di sbagliare meno possibile per portare a casa un risultato importante. Ci sono delle defezioni tra infortuni, squalifica e Covid, ma quello fa parte del gioco, e dobbiamo cercare di sopperire alle assenze sbagliando meno possibile e dando il massimo. Noi faremo sicuramente la nostra partita e cercando di essere perfetti in tutto. Poi a fine gara si vedrà chi lavora meglio, ecco. Salutiamo Prod Bars, nostro affezionatissimo telespettatore, che ci scrive: oggi vediamo se i giocatori hanno orgoglio e attributi. E poi c'è un grande gnoffo che viene mandato da lui, e poi c'è una domanda per i due ex calciatori, ovviamente gnoffo e Biffi, sulla scelta di Massolo. Ci chiede Salvatore Biondo se questa scelta può creare dissidi all'interno dello spogliatoio, visto le gerarchie di inizio stagione. Partirei da Giovanni e poi Roberto. Può creare qualche dissidio o qualche difficoltà? Ma più che difficoltà, alla fine in una squadra nessuno c'è il posto garantito. Anzi, questo secondo me tenderà anche a alzare l'attenzione e il livello di concorrenza che c'è in squadra. Di solito il portiere ha un ruolo abbastanza delicato, c'è da dire, dove magari possibilmente uno tende per far giocare con più continuità a uno, perché è un ruolo un po' più particolare, diverso dagli altri ruoli. Però secondo me dipenderà molto da come l'ha gestita l'allenatore. L'allenatore non va a dire tu giochi sempre titolare. Probabilmente durante questo percorso si sarà accorto che Massolo può dare determinate garanzie diverse da quelle di Pelagotti, e si fanno delle scelte dove un allenatore poi si prende la responsabilità. Roberto? Secondo me è chiaro che all'inizio della stagione c'è sempre, nei portieri c'è sempre chi è considerato il primo e chi è considerato il secondo. Poi è l'andamento del rendimento di ogni portiere che può determinare se il primo rimane primo fino alla fine e se il secondo rimane secondo fino alla fine. Il problema è che in questo caso, secondo me, è stato bravo l'allenatore a scegliere il momento giusto per inserire Massolo, perché nel momento in cui Pelagotti è stato un po' impreciso, c'erano partite difficili, e magari inserendo Massolo in quelle partite difficili dove eri sempre a rischio, probabilmente avrebbe forse sbagliato anche il Massolo. Invece con la partita con la Vibonese magari i pericoli sulla carta erano minori, e Massolo è stato all'altezza della situazione per quello che ho sentito e mi hanno raccontato, e quindi secondo me ha fatto bene a scegliere quel momento per inserire il secondo portiere. Però in questo caso era un'attesa, secondo me, che in questo momento sarà poi quasi definitiva. Lasciatemi dire questa cosa, ma probabilmente Massolo arriverà fino alla fine, perché lo conosco, è stato qua a Sanremo e lo conosco bene, è un portiere veramente bravo e di grande affidabilità, quindi si aspettava solo il momento per dargli il via libera, ma da qui alla fine credo che terrà il posto ben saldo in mano. Pietro, Giovanni, la pensi pure tu così, fino alla fine ci sarà lui. Poi Roberto, io purtroppo ho qualche difficoltà, Roberto Pedivellano, a sentirti. Pietro, pensi che si terrà lui in porta fino alla fine?
Beh, io penso proprio di sì, anche perché sulla vicenda del portiere si fa un dibattito, secondo me, anche un po' sterile. Pelagotti meritava di andare in panchina forse a settembre quando è stato acquistato Massuolo, perché già lo scorso anno aveva dimostrato poca Sì. certezza. E quindi, secondo me, questo discorso delle gerarchie, all'inizio del campionato non c'era nessuna gerarchia, tant'è che anche tutti i mezzi di informazione ritenevano che forse partiva Massuolo titolare, e questo non è accaduto. E quindi parlare di gerarchie, francamente, per le prestazioni date da Pelagotti, mi sembra veramente un ragionamento sterile. Pelagotti non avrebbe giocato titolare in nessuna squadra per le prestazioni che aveva fatto. Io sono tante volte tranciato, però dico le cose come stanno, ci hanno perso pure tempo. Ecco, questo è, Massuolo rimarrà, se non farà errori gravissimi, rimarrà titolare fino alla fine, anche perché Pelagotti è in scadenza e Massuolo è in portiere del Palermo fino al 2024, se non ricordo male. Roberto, prima di darti la parola, Giovanni, devi controllare che il microfono non si sposti perché sta creando qualche problema in diretta, c'è un rumore, probabilmente il tuo microfono viene toccato, non so, devi controllare dal braccio. Ma io Roberto, sento un per ticchiettio continuo. livello. Eh sì, È il infatti. tuo. Probabilmente dovrebbe È essere il il tuo. tuo, perché Devi Roberto cambiare i Pizzi non tacchetti. penso sia il tuo, giusto? No, il mio Ok, a posto. microfono. Sì, Aspetta. è il suo, è di Giovanni. Sì, Roberto, infatti appena proviamo a silenziarlo, non sente più questo sì, numero qui. Va si meglio, sente un po' Giovanni. meglio. Molto meglio. Meglio, Però. sì. Ok. Giovanni, ti volevo fare questa domanda di natura. Questa è una squadra che in casa è un rullo compressore, questo 4-2-3-1, con questo atteggiamento, per così dire, offensivo, stando grandissimi risultati in casa, proprio da promozione. Mentre fuori casa, allo stesso modulo, nello stesso modo, probabilmente sta producendo effetti al contrario. Secondo te è una questione di modulo, di atteggiamento, di mentalità, di personalità? Cosa succede a questa squadra fuori casa? Per me, io reputo comunque innanzitutto una squadra non competitiva dietro come lo è davanti, perché comunque Bene. messe nelle condizioni di continue pressioni alte, questa squadra in casa riesce ad esprimersi meglio, ad essere molto più pericolosa e a produrre molto più palle gol, mettendo anche meno pericoli alla difesa, diciamo, di casa, di conseguenza alla difesa del Palermo. E questo, secondo me, agevola questo tipo di atteggiamento a meno pericoli e quindi meno pressione per la difesa e meno problematiche. Probabilmente quando si va fuori casa è soggetta anche magari a un atteggiamento diverso, perché meno aggressivo nella fase di impostazione degli avversari e quindi più attendista. Vengono fuori le lacune di molti giocatori che secondo me non reputo proprio da Palermo, dai. E obiettivamente questo secondo me poi influisce perché nel momento in cui vai sotto, e spesso succede fuori casa, sappiamo tutti quanti come fuori casa in questa categoria soprattutto poi sia difficile ribaltare le situazioni perché trovi poi squadre che si sanno ben difendere, che stanno tutti dietro la linea della palla e superare le linee avversarie, avendo poco spazio per gente rapida, veloce, che ha bisogno quindi di spaziare come Brunori, come Valente, come Silipo, questo diventa più problematico perché dopo c'è più contatto fisico e secondo me le qualità migliori degli attaccanti del Palermo perdono forza. Io la vedo in Allora, questa maniera. a supporto di questo dicendo tu, ieri Baldini ha affrontato un tema, per così dire, di natura tattica, quindi abbiamo due qui, sia Giovanni che Robby, e soprattutto anche Pietro, che è stato attento osservatore su questo reparto difensivo, che Infatti ho appunto, come applaudito te, Giovanni, Giovanni per l'onestà, perché come te, veramente Giovanni, non ritiene alla lettera. sono attenzione L'atteggiamento su. tattico in trasferta. Questo atteggiamento tattico in trasferta, Baldini, nei suoi dettami, ovviamente, la vede così. Attenzione a quello che dice su questa lezione tattica che ha dato ieri in conferenza stampa. Normale che leggere in quel momento lì,
cosa devi fare, perché non sempre puoi andare a mille. Nel momento in cui devi respirare devi essere bravo a portare la densità sotto la linea della palla e cercando di recuperarla non più con il pressing ma appunto con la densità, perché tante volte devi anche recuperare, devi fiaddare, e in quel momento lì in cui ti devi abbassare, in quel momento in cui tu ti devi aspettare, e lì ecco la bravura deve essere che quando hai la palla la devi gestire in maniera intelligente. Non è che puoi subito verticalizzare, ma devi avere un tempo di recupero per andare a fare la fase offensiva leggermente più lungo, ma però poi lo scopo deve essere quello lì, perché se tu guardi la partita dell'altra sera, noi bisogna sempre imparare dai più bravi. Quando il Paris Saint-Germain ha preso la palla, il pallino in mano, e la palla del Real non la prendevano più, poi è bastato un episodio, un errore del portiere, che le emozioni si sono subito accavallate e da una partita che sembrava chiusa il risultato si è ribaltato. Quindi sai, non è facile fare questo, non è facile, perché appunto anche quando poi riesci a gestire, se fai un errore, poi se è successo al Paris Saint-Germain, che sono dei fenomeni, ti puoi immaginare a una squadra di Lega Pro cosa può succedere. Metti in campo tutto l'atteggiamento positivo che vuoi, ma poi come è successo spesse volte in trasferta, più delle partite in casa fanno la differenza. Questo nell'assunto è quello che ha voluto dire, no Pier? Poi sentiamo anche Roby e Giovanni. Assolutamente sì, nell'analisi Baldini è sempre preciso, però poi alla fine, oltre questo dato, c'è il livello tecnico di alcuni calciatori. Io penso che l'analisi che ha fatto Giovanni sia quella perfetta. Che fuori casa, quando tendiamo un po' a voler imporre magari il gioco, nelle ripartenze i nostri difensori vanno sempre in difficoltà. Questa difficoltà, diciamo, è stata un po' attenuata sia con Filippi che con Baldini, però alla fine sono gli uomini che fanno la differenza, sono i calciatori che fanno la differenza, e purtroppo noi abbiamo delle lacune che difficilmente possiamo sanare. Potevamo sanarli a gennaio, non è stato fatto, e quindi secondo me, come ho sempre detto, ci dobbiamo abituare con questo Palermo ad avere alti e bassi fuori casa e in casa, perché la struttura della squadra, ahimè, è questo, e non basta forse tante volte cambiare modulo oppure avere, ecco, un allenatore come Baldini, che sicuramente dal punto di vista psicologico è uno che ha una personalità tale che può svegliare i calciatori, però non basta, serve la qualità tante volte. Roberto? Ma è un mix di quello che ha detto Pietro e Giovanni. Diciamo che in casa il Palermo, quando gioca tra le mura amiche, è difficile che incontri squadre che vengono a giocarsi la partita a viso aperto, si più che altro si cercano di non subire. E ne fa tesoro la difesa del Palermo, chiaramente, che magari viene messa meno sotto pressione. Quando vai a giocare in trasferta è normale che le partite sono sul piano proprio agonistico diverso, trovi squadre che magari cercano di metterti in difficoltà aggredendoti alto, e le lacune dei giocatori del Palermo dietro, che sono quelle, secondo me, la lacuna peggiore è quella che sono poco rapidi, poco veloci, e quando trovi gente che ti mette in difficoltà sotto questo aspetto rischi di prendere gol, e poi l'errore è sempre dietro l'angolo, quindi non puoi neanche dire che se non ti prendono in velocità i giocatori non sbagliano mai, perché sbagliano tutti. Ha sbagliato anche, come ha detto Baldini, il portiere del Paris Saint-Germain, e quindi, che è un signor portiere. E quindi, cioè, nel calcio gli errori ci stanno. E se poi vai sotto, in ambienti come quello che abbiamo visto, almeno la penultima partita col Francavilla, diventa poi difficile recuperare. Noi siamo una grandissima squadra. Io penso che il Palermo sia una grandissima squadra davanti. Dalla tre quarti in su il Palermo è veramente una squadra temibilissima. Potrebbe... insomma, il top team di questa Serie C, del girone C, potrebbe essere già composto da quasi tutti, anzi dico tutti i giocatori della parte avanzata del Palermo, però dietro probabilmente la qualità è minore,
se non hai una squadra molto equilibrata, soprattutto in queste categorie, fai veramente fatica. E il Palermo sta facendo, secondo me, questa fatica in questo, per questo caso. Che poi il discorso è sempre quello che ci siamo detti in tutte le puntate che abbiamo affrontato, no Pietro? Questi difensori dietro, no, come adesso Giovanni dice pure la stessa cosa, questi difensori dietro non hanno la stessa consistenza, come dire, tattica, e soprattutto non sono forti come il reparto avanzato. Tecnica. Quindi dal punto di vista tecnico non è come il reparto avanzato. E infatti statisticamente li vince la squadra che subisce meno gol. Quindi posso dire una cosa? Giriamo attorno. Robby, dico una cosa, non è solo un discorso tecnico, perché il difensore deve difendere. E adesso nel calcio attuale deve anche impostare, c'è Enzo ha aggiunto tecnico, ho detto anche io tecnico. Però sì, però poi alla fine il difensore deve essere forte, non devi mai saltarlo, devi essere aggressivo, devi essere cattivo, devi cercare di mordere le caviglie agli avversari. Quando un difensore fa questo, secondo me, ha fatto tutto per i suoi compagni di squadra, capito? Cioè non è solo un discorso però, di tecnica, però dalle queste caratteristiche dietro, diciamo, i nostri difensori sono Marconi, che io a Roma lo chiamerebbero Ermo Viola, perché per quanto è lento tende a impostare, Lancini pure, magari quando tendono a fare i difensori arcini fanno rigori, fanno errori, purtroppo non è assemblata bene la squadra e quindi serviva un difensore con caratteristiche diverse, manca un leader nel reparto difensivo, manca anche un leader, che non è solo la lentezza o la capacità tecnica, perché magari la puoi sopperire con la capacità di leadership. Non abbiamo nemmeno un leader in difesa. È vero. Il portiere e i nostri difensori non c'è un leader che guida, quindi facciamo fatica. Dietro obiettivamente facciamo fatica, purtroppo è dall'inizio dell'anno. Io non so se Giovanni ha sentito le parole di sì, Baldini, però sì. Insomma io ci ho letto anche... Ho sentito entrambe e sono d'accordo sul discorso che diceva Robby. Baldini rimprovera anche un po', troppa distrazione, ci ho letto anche questo, Baldini rimprovera la distrazione dei giocatori, può essere pure. La prerogativa del difensore è l'attenzione. Se non c'è l'attenzione, puoi avere tante altre belle qualità, ma poi all'atto pratico, nell'occasione che conta, o devi difendere bene perché sei forte e hai determinate qualità, o sei attento e arrivi prima degli avversari. E là è un duello morte tua, vita mia. Quindi bisogna avere gente pratica e soprattutto risolutiva. Assolutamente. Caratteristiche. Andiamoci a sentire Baldini su tappa fondamentale, a suo parere, dici, dai. Ma è normale che a questo punto del campionato bisogna sbagliare il meno possibile, addirittura non bisogna più sbagliare. Questa è una tappa fondamentale, soprattutto da un punto di vista psicologico, perché la nostra autostima è quella che poi non solamente c'è del Palermo, ma qualsiasi giocatore di qualsiasi squadra, da Real Madrid a una squadra di interregionale, l'autostima è quella che fa la differenza, l'autostima è quella che ti fa credere quello che sei, ti fa prendere coscienza di quello che sei, non credere. È sbagliato, diciamo, ti fa capire chi sei, cosa puoi fare, dove puoi arrivare tramite il lavoro quotidiano. Quindi questa tappa qui per noi non dico fondamentale, ma è molto molto importante. Questa sostituzione di Braia con Gautieri, Giovanni. Ma la sostituzione di Braia è un dato inconfutabile, che la società sperava di essere in altre posizioni di classifica, e secondo me l'ha fatto per stimolare ancora di più i giocatori a mirare a quelli che sono ovviamente gli obiettivi dell'Avellino. Cioè, loro inizialmente aspiravano al primo posto, che se la potevano giocare tranquillamente con Bari, Catanzaro, che sono le squadre secondo me più attrezzate del girone. Baldini, e mentre Gautieri è uno più, diciamo, che ti lascia tranquillo, Braia
è una persona molto più ursa, tra virgolette, anche se è un tecnico che ha vinto tanto questa categoria, è molto, okay, si affidava molto a quello che era la qualità individuale, speculava sugli avversari, e se hanno svoltato è ovviamente un segnale importante per la squadra, per cercare di fare ancora meglio. Salutiamo anche coloro che ci stanno scrivendo. Gaetano Oddo ci scrive che la partita di oggi è una sorta di anticipo di playoff. Viene in mente, e ne abbiamo parlato tantissime volte, il Palermo di Gianni Di Marzio, fortissimi in casa e debole fuori. E poi a proposito dei discorsi, del discorso di Baldini, nel calcio sono sempre gli episodi che decidono l'esito di una partita. E poi salutiamo Mirko Tellone, tifoso dell'Avellino, che ci scrive: forza lupi. Vai Roberto. Giovanni è giocato a Palermo, l'hai fatto da nelle giovanili, l'hai fatto in prima squadra spesso in coppia con Roberto, soprattutto e sei stato allenatore delle giovanili del Palermo. Cosa deve fare questa società per piccare il volo? Ovviamente la risposta sarebbe scontata da un punto di vista economico, fare gli squadroni, ma secondo te i programmi sono importanti, no? Roberto, hai detto una grande cosa, programmare. A mio avviso, se non hai la forza economica di poter investire determinate cifre da subito per poter vincere, perché quando vuoi vincere ovviamente vai a cercare l'attaccante migliore della categoria, vai a cercare il difensore migliore della categoria e di conseguenza li devi pagare e quindi i budget salgono di livello. Se non si ha questa obiettivamente questa forza, bisogna programmare e cercare di affrontare con la piazza, perché soprattutto è la piazza che poi può mettere i bastoni tra le ruote, perché Palermo sappiamo benissimo che al di là del campionato si punta sempre a vincere, perché una piazza come Palermo deve fare quello. Ma quando tu ti accorgi che non puoi vincere subito e quindi che non puoi acquistare i giocatori più forti della categoria per poterlo fare, a mio avviso bisogna cominciare a mettersi tranquilli, stilare un programma, un progetto, cominciare anche dal centro sportivo, perché secondo me è una lacuna importantissima che abbiamo, e poi cominciare a programmare di anno in anno, facendo crescere dei giovani di valore, cominciando a metterci qualche giocatore importante e man mano colmare i tasselli dove magari anno dopo anno sono i tasselli più deboli, e quindi così fortificare la squadra di anno in anno e poi prepararsi a un salto di categoria. Soprattutto aggiungo io, deve avere anche un direttore sportivo che conosce, perché è fondamentale. È tutto lo staff, è tutto l'insieme che deve funzionare, ognuno per quello che è il suo ruolo. Io partirei dai magazzinieri, dai massaggiatori, che sono fondamentali nell'ambito di uno spogliatoio, e cominciare poi a salire gradualmente, sia per l'aspetto tecnico con l'allenatore, il direttore sportivo. Ognuno deve fare il proprio compito e lo deve fare bene, affinché le cose funzionino, perché così di punto in bianco vincere i campionati non è facile per nessuno, a meno che non ti chiami Milan, Juventus, hai milioni di euro da buttare, prendi giocatori che guadagnano determinate cifre ma che sai che dopo ti garantiscono 40 gol la stagione, il portiere che ti garantisce una certa fermezza, una certa presenza, il difensore che abbia, come abbiamo detto, la capacità di registrare la difesa con la propria personalità, il centrocampista che sa più giocare. Quelle cose vengono e le puoi fare quando c'hai determinati soldi. Quando non ce li hai, devi cercare di organizzarti in maniera diversa, però sicuramente si può anche vincere senza investire grossissime cifre, soprattutto in queste categorie. Allora, Roby e Pietro, Soleri. Oggi abbiamo Soleri, parliamo di Soleri, bravo Enzo, dai, c'è questa bella novità di oggi. Esatto, sì, abbiamo visto che è in formazione, insomma un po' tutti i giocatori vorrebbero essere come lui, cioè entra in campo ogni volta e segna, è arrivato già a quota 7 se non ricordo male,
Ne ha parlato il tecnico Baldini, sentiamo cosa ha detto. Tutti hanno la possibilità di giocare, tutti hanno la possibilità di essere partecipi. Come ho sempre detto, non esiste le riserve, quelli che si sentono riserve purtroppo fanno fatica a darci una mano, perché è parlato proprio di Soleri, è un ragazzo proprio Soleri, un ragazzo solare, quindi viene anche bene a dire, è un ragazzo che accoglie sempre qualsiasi decisione con il sorriso sulle labbra, è un ragazzo che si sente utile sia se gioca dall'inizio, seppure parte dalla panchina, ma anche se gioca a 10 minuti, lui è un ragazzo che si sente utile. Questo sarebbe lo spirito che tutti noi dovremmo avere, e anzi io sono talmente invidioso di Soleri che vorrei copiarlo anch'io, perché tante volte nella mia vita non mi riesce a essere così solare come lui. Quindi, come ti ripeto, la squadra ha un grande potenziale, io ho la possibilità di schierare chiunque e sono sicuro che il Palermo farà bene. Roberto, dicevo, sei stato fermato da Baldini, sì, dicevo, stavi dicendo? Da Baldini, dicevo a Roberto, oggi Enzo ha difficoltà di connessione, quindi ci sente dopo, arriva prima, sta facendo tutto da solo. Quindi chiediamo sembrate la difesa del Palermo, ragazzi. Non esageriamo, Pietro. C'è qualche problema di connessione? No, per giustificare, ce lo diciamo attraverso dei messaggi privati, qualche problema di connessione, quindi lo perdoniamo assolutamente, Enzo è un grande. No, dicevo, Pietro e Robby, anche Giovanni, se conosce le dinamiche del Palermo, perché questa scelta di Soleri proprio nella partita di oggi, secondo voi? Ma io te l'ho detto poc'anzi, praticamente secondo me ha voluto dare anche un segnale all'Avellino, che gioca con due punte, anche se secondo me Soleri farà la spola fra il centrocampo e l'attacco. Soleri, diciamo, le occasioni quando è partito titolare ce l'ha avuta, le occasioni di giocare sin dall'inizio, ed è sembrato che esprimesse il massimo a partite in corso. È vero che da quando è arrivato Baldini, forse Baldini gli sta ritagliando un ruolo diverso, che è quello veramente di una seconda punta che faccia la spola fra il centrocampo e l'attacco. Può darsi che oggi sia la partita giusta, ce lo auguriamo tutti. È anche un giusto merito a un ragazzo che, come dice Baldini, non crea problemi, gioca quando viene chiamato, da sempre, lotta sempre, e quindi al tifoso piace questo approccio e questo atteggiamento, quindi giusto che oggi Soleri parta dall'inizio, speriamo che ci dia quel contributo necessario alla vittoria. Per me c'è poco da aggiungere a quello che ha detto Pietro. Io, se volete, ci metto anche che è un giocatore molto fisico, ha una grande corsa, corsa lunga, gamba importante, e quindi il ruolo che gli ha ritagliato in questo caso Baldini è un ruolo importante, anche perché non si lesina nelle fatiche. E quindi sull'esterno, secondo me, può fare sia la fase d'attacco che quella di contenimento nella maniera migliore. È un ragazzo che ha sempre dato il massimo, come ha detto Pietro, nel momento in cui entrava a partite in corso, con le sue caratteristiche, diciamo, se mi permettete, posso dire che sono le caratteristiche migliori, perché quando hai grande fisicità e la partita è già quasi alla fine, la stanchezza neanche negli avversari è alta, e quindi lui con le sue qualità può fare molto molto bene. Bisogna vedere a partite in corso, cioè all'inizio della partita, non a partite in corso, se queste caratteristiche riusciranno a fare la differenza. Però è un giocatore che non si lesina mai nelle fatiche, quindi è un giocatore che tutti gli allenatori, secondo me, vorrebbero avere. Giovanni? Da quello che ha detto Baldini, penso che sia il giusto premio per quello che ha dimostrato finora, anche se ha fatto tanti spezzoni di gara. E come ha detto anche giustamente Robby, il ragazzo generoso che con la sua fisicità in una partita del genere può avere sia un guizzo importante, ma può essere anche la spalla ideale a Brunori per non lasciarlo troppo isolato, e quindi questo fa significare ai giocatori che l'allenatore vuole fare una partita d'attacco ed essere più presente nella fase offensiva.
anche se da come è impostata la squadra credo che faccia sulla fase di costruzione una sorta di 3-4-3 con Luperini che farà da uno tra lui e Soleri e Brunori, quindi con i tre in costruzione, sì. Buttaro, Lancini e Marconi. Marconi Gironi che farà più un esterno alto nella fase di costruzione di gioco per dare la possibilità proprio a Soleri, sì, di giocare più vicino a Brunori. Allora, Serie C ci scrive Gaetano Oddo, campionato molto difficile da vincere, il Lecce ci ha impiegato 7 anni per citare un esempio, negli anni passati salivano almeno le prime due. Poi c'è Sergio Mauro che ci scrive il campo in sintetico, non in erba, quindi non è tutta erba probabilmente, e questo forse è vero, forse è vero, sì, vero. Sì, sarà di ultime generazioni, è un misto. Gaetano ci scrive sia sintetico che erba. Sì, no, sintetico normale, normale. Sintetico. Ok. Sì. Soleri lo vedo più da giocatore buono per gli ultimi 30 minuti di partita, ci scrive Gaetano Oddo, e poi siamo in chiusura, mancano 5 minuti all'inizio della partita. Io volevo chiedere a Giovanni, il campionato lo ha già vinto il Bari, oppure le cose si metteranno un po' così per questa squadra? Ricordiamo oggi Catanzaro Bari. A mio avviso ancora no. Perché oggi ci sono 3 partite importanti di cartello, tra cui Catanzaro Bari e Palermo Avellino, e sicuramente ancora i punti a disposizione sono talmente tanti che è difficile da poter dire che il Bari abbia vinto, perché gli scontri diretti e non solo, ci sono squadre attrezzate che magari non stanno lottando per le prime posizioni ma che possono comunque essere pericolosi sia per i Bari che per tutte le altre squadre, soprattutto in chiave salvezza, quando arrivi alle 7-8 battute finali e ci sono squadre che devono fare punti e si devono salvare, diventa complicato per qualunque squadra questo campionato. Il pronostico, Roberto Biffi e Pietro Madonia, ricordo che Giovanni Caterino ha vinto la scorsa settimana, poi gli daremo il suo premio, aveva detto 3-0 con la Vibonese. Roberto, quanto finisce oggi? Io spero che il Palermo non perda, anche per l'autostima è importante. Però, e poi oltretutto per dimostrare che insomma non sempre fuori casa il Palermo è disastroso, come magari è stato nelle ultime partite. A parte che a Francavilla non è stato disastroso sotto l'aspetto del gioco e della prestazione, ma per errori singoli, di cui parlava prima Baldini, ma spero che non perda. Se dovesse vincere... Farebbe 2-1 per il Palermo se dovesse vincere. Pietro, tu mi accompagna il risultato Biffi, no, 2-1. Non puoi farlo, Vinceremo, vabbè, 2-1. Vinceremo di misura, penso di misura, sì, 1-0, 2-1. Guarda, 1-0 dico, dai, perché ha detto 2-1 lui. 1-0. E Giovanni, quanto finisce questa partita? Da doppio per me finisce 1-1 la partita. Non dire 0-0. Ah, ok. No, 1-1. Ma guarda che anche lo 0-0 no. Però Enzo, non sarebbe male, cioè nel senso non è un risultato da scartare a priori, è una partita molto equilibrata e potrebbe anche finire così. Secondo me, secondo me è importante dare, decidere che senso dare a questo campionato, se dovete dare un senso serio, nel senso che per arrivare ai playoff da posizione di riguardo questa partita si deve andare a vincere, anche considerando le condizioni dell'Avellino, no? Giusto Giovanni? Sì, comunque l'Avellino, ricordo guardando la formazione stessa, ha tanti giocatori comunque che per la categoria già sono importanti anche se hanno giocato meno, quindi queste defezioni non ci devono far pensare che il Palermo vada là e possa vincere facilmente perché hanno delle defezioni. E Plescia l'anno scorso è andato vicino al capocannoniere, Carriera è un giocatore di categoria, Dossena altrettanto, Mikoski l'ho avuto ed è un giocatore che ha fatto anche la B e ha una gamba da B, Rizzo è un ex palermitano e anche del Palermo ovviamente, che comunque ha fatto tanto bene l'anno scorso da esterno e lo hanno riproposto. Tito ha fatto tanti anni la C, Aloy ha vinto gli ultimi 2 campionati, Scognamiglio, giocatore importante della categoria, Canutè lo conosciamo,
quindi non vedo tante difficoltà, al di là del fatto che ci sono delle defezioni. Maniero comunque ce l'hanno in panchina, e quindi di conseguenza queste defezioni non ci devono lasciare l'illusione agli occhi che affrontiamo una squadra allo sbando. E poi oltretutto, se mi permettete, anche questi ragazzi che in teoria non avrebbero giocato con le defezioni di cui ha parlato prima Gautieri, probabilmente avranno anche lo stimolo in più per dimostrare che sono da quella piazza, e quindi ci metteranno del loro e molto di più. Assolutamente. Ricordiamo la notte rossa. Sono in campo, sono dai. Già praticamente in campo, hanno iniziato. Ricordiamo la notte rossa, sì, che lunedì sera alle 21 ci potrete seguire in diretta sui social, e poi in TV sul 19 Tele One in tutta la Sicilia, martedì alle 21:15. Con questo è tutto, buon Avellino Palermo, una buona serata a tutti i nostri ospiti. Ciao Giova, ti abbraccio. Ciao. Un abbraccione a tutti. Ciao. Pubblicità. Buona domenica. Ciao Giovanni, grazie. Oggi la casa è il rifugio più sicuro, come lo era ieri e come lo sarà domani. Perché la casa è il luogo dove anche al buio ti puoi orientare e sentirti protetto. La casa è un bene prezioso. La casa è fatta di sogni, di sacrifici, di risparmi. Per questo, ora come non mai, la casa è il luogo ideale dove immaginare un futuro migliore. Gruppo Tecnocasa, da oltre 40 anni, vicino alla casa degli italiani.
Ciao ragazzi di Sport 19, un abbraccio a Forza Palermo. Ciao amici di Sport 19. Ciao a tutti i telespettatori di Sport 19. Un saluto e un abbraccio da Federico Balzaretti. Ciao ragazzi.